è stato pronto al campo centrale. Presentazione della finalissima femminile. Erano 64 messe. Sono rimaste 4 principesse. Ma solo 2 diventeranno le regine di Pinarella. Ve le presentiamo all'angolo nord, guidati dal coach Marco Negri. Signori, ho l'onore di presentarvi Pin Titan, Miss Sofia Balducci. Al suo fianco, The White Mamba, Miss Silvia Leonardi. Dall'altra parte della rete non si scherza. Indossano il top dorato, guidano la leadership dell'IPVC. Guidate dal coach Daniela Cantelli. Signori, ho l'onore di presentarvi The Diablo, Miss Alice Eaco. Al suo fianco il giaguaro, Miss Alice Pratesi. Buon pomeriggio amici del Beach Volley e ben ritrovati con la quarta tappa del Viperbank IPVC Italia Tour. La tappa è quella di Cerva, direttamente al Pinarella del Bagno e il Delfino. Davanti a voi la finale femminile, da una parte Alice Eaco e Alice Pratesi, dall'altra una coppia che si sta formando soprattutto. Nel frattempo andiamo subito con il primo punto realizzato dal tandem romano in canotta oro, dall'altra parte in canotta bianca le sfidanti. Stiamo parlando di Sofia Balducci e di Silvia Leonardi, impegnando in questo momento in ricezione, poi passa in attacco sul diagonale, va a segno, realizza il punto numero 1, 1-1 in questo avvio. Vedete anche dai colori delle canotte, canotta oro per Eaco Pratesi, simbolo di questa leadership nel corso di questa edizione 2022 dell'Italia Tour. Con l'ausilio del net va a segno Alice Eaco, 2-1. Siamo direttamente in collegamento dall'Emilia Romagna per questo quarto appuntamento, settimo tour che lega l'Italia Tour al Viperbank. Nel frattempo va a segno direttamente con il bagger in ricezione Silvia Leonardi, che va al servizio in questo momento. Dunque, dicevamo, settimo anno che Viperbank si lega all'Italia Tour. Da 3 anni l'Italia Tour va a braccetto con l'IPVC, ovvero l'Associazione Italiana Beach Volley Club, nata da 2 anni, esattamente 2 anni fa d'estate. Va la Balducci sul diagonale, va a segno, ottiene il punto numero 3, un punto della parità, 3-3 in questo avvio di match. E va Sofia Balducci, classe 99, va al servizio, un già flotte per lei a cercare la ricezione di Eaco. Senza muro, palla a filo in qualche maniera, ma dall'altra parte. Allora la Balducci impegnata con le nocche, c'è la Pratesi a muro, si continua a giocare. Leonardi, la sua esperienza, arriva ancora Eaco di seconda intenzione, ma c'è di nuovo la Leonardi, scambio infinito. Già le prime battute sull'uscita di muro non tiene la Pratesi, cambio in corsa perché vanno avanti Balducci e Leonardi, 4-3, andiamo al primo cambio campo della partita. Dicevamo, Silvia Leonardi e Sofia Balducci, una ragazza che sta facendo vedere gli ultimi anni nel campo del beach volley. Dall'altra parte una coppia collaudata, le romane della Beach Volley Academy, le due Alice, mentre scuola Dream Beach per quanto riguarda Leonardi e Balducci. Balducci impegnata in ricezione, picchia forte sulla Eaco, buona la ricezione con le nocche, un dink, palla a scavalcare dalle mani del muro, parità 4-4, chiamando una palla aperta, poi è andata con le nocche, punteggio di 4-4, questa finale femminile. A seguire la finale maschile,
sarà di nuovo Italia-Slovenia, è una rivincita della finale di Viareggio. Poi andremo a raccontare dopo, perché c'è la Balducci impegnata in attacco, si apre bene la Iaco, tutto giusto, poi palla out, palla 5-4, Leonardi Balducci, Leonardi al servizio, impegnata anche d'inverno in indoor, schiacciatrice, Pratesi, chiama una palla aperta, il Dink, gli rimane un po' lì, poi la Leonardi di gran carriera, affonda il colpo, non la tiene la Iago, abbiamo subito un break, 6-4. Dai, beh, si torna in campo per il secondo set, accogliamo. Balducci con il nocchino magico, due pari. Attacco di Iaco sul lungolinea, ci scusiamo per problemi di corrente, è andata via la corrente, quindi siamo tornati solo adesso, siamo nel corso del secondo set, adesso provvediamo ad aggiornare anche il punteggio, nel frattempo Iaco va in ricezione, passa anche al contrattacco senza muro sul diagonale, palla out. Vinto il primo Leonardi Balducci, 4-2, allora andiamo ad aggiornare il punteggio, 4-2, adesso 4-3, andiamo al cambio campo, eccoci qua, tornati, il primo set vinto da Leonardi Balducci, una ragazza che di Ravenna, classe 99, ha giocato tra B1 e B2, scorso anno protagonista al campionato italiano, è andato a segno a un primo posto e un secondo posto in Puglia, quarta alle finali di Coppa Italia. Precisione Balducci. È proprio lei che va a segno, ha condotto il primo senza problemi, le due prete diciamo di casa, perché Silvia Leonardi è di Cesena, quindi insomma siamo sicuramente più di casa rispetto alle altre due che vengono da Roma. Palla a servizio la Balducci, palla out, allora siamo sul 4-5, guardiamo anche il terreno perso, siamo nel corso del secondo set di questa finale femminile a Pinarella, Cervia, quarto appuntamento del Viperbank e BBC, Italia Tour con Alice Pratesi che va a servizio, il tema non cambia perché va a cercare sempre la Balducci che incrocia, c'è la difesa della Iaco, ricostruzione buona, va sul lungolinea, questo shot viene difeso, allora può appoggiare di là la Balducci, ricostruzione di marca romana con Pratesi senza muro, perde per un attimo il timing, c'è la Leonardi sul lungolinea e di seconda con le nocche mette giù il pallone, firma il punto numero 5, punto della parità 5-5. Balducci, ricezione, stata in bagger della Leonardi, arriva in ritardo il muro della Pratesi, piazza il punto numero 6, 6-5 nel corso di questo secondo set, ricordiamo poi altre due settimane di pausa e poi si va a Pesaro, un'altra
location storica per quanto riguarda l'Italia Tour al circolo Maracanã, dalle, esattamente come promoter locale Mattabelle va a segno attaccando lì nella zona di conflitto 6-6, mentre qui siamo ospiti l'Active Beach, sta facendo un grandissimo lavoro negli impianti di Bologna e anche per quanto riguarda l'Emilia Romagna, è diventato un punto di riferimento, grande organizzazione in questa due giorni torneo del BBC Bipper Bank e poi un altro torneo l'L1 con tantissime coppie, ben 64 le coppie che si sono sfidate in queste due giorni, con la fio del net va a segno, break 8-6, cambio campo, dicevamo 32 per tabellone, 64 coppie, quindi stiamo parlando di una mole di 100, per, diciamo scarsi, 140 bicer in questi due giorni, qui a Pinarella, ma Cervia è la location storica per quanto riguarda gli eventi nazionali e internazionali del beach volley. Allora si riparte con Sofia Balducci al servizio, cerca e trova Iaco, si stacca da muro la Balducci, questo cut viene difeso dalla Leonardi di gran carriera d'arriva e piazza attacco, no, perché c'è la chiusura a muro da parte della Pratesi che si mantiene in scia, conquista il settimo punto 7-8. Pratesi a dialogo, la posizione tattica di muro difesa, si cambia, si va sulla Leonardi, palla a filo, la Pratesi sventa questo pericolo, firma il punto della parità 8-8, si rimettono in scia, devono riconquistare il set per rimandare poi la partita al tie break, ovvero al terzo set, si continua sulla Leonardi, vediamo com'è l'alzata, un po' più corta, un po' più bassa, più che altro non chiude, allora la Leonardi contro le mani della Balducci, la Iaco non chiude, ma al secondo tentativo, poi di seconda, manda di là, c'è la Leonardi che fa copertura e va con lo shot line a segno, tornano avanti, 9-8. Quarto appuntamento, vedete le canotte oro, simbolo della leadership di questa tappa, cioè della classifica. Finale inedita, per la prima volta si trovano queste due coppie a scontrarsi in una finale. Iaco fonda il colpo, cioè il net e la difesa della difesa avversaria. 9 pari, bello questo set, sicuramente più equilibrato del primo, dove le atlete dell'Emilia Romagna hanno preso l'allungo. E poi adesso Balducci con le nocche. La Pratesi non riesce a chiudere, 10-9. Non ha murato in maniera perfetta, palla staccata e palla che si è infilata tra le mani del muro alla rete. Allora va Balducci al servizio, cerca dal centro, una zona di mezzo, situazione di centimetri qua, palla esce con le sue nocche, metto piccolo passaggio a vuoto, 11-9 per le atlete che hanno conquistato anche la mafrazione. Ancora la Balducci con un buon servizio, mette pressione, no, stavolta però la palla è out e allora si va al timeout tecnico sul 10-11. Parliamo anche di Alice Pratesi, che è una classe 98, ha terminato gli studi in America, lei ha vinto proprio una borsa di studio all'Università della California in psicologia, dopo un percorso formativo molto, molto importante, continua a giocare a beach volley lì a Manhattan Beach, dove è un tempio per gli amanti di questo sport, assieme poi anche a Santa Monica, Santa Barbara, ma più che altro la spiaggia, quella che praticamente va dopo Venice Beach, ovvero Manhattan Beach, il tempio sicuramente del beach volley. Alice Pratesi adesso continuerà gli studi, va praticamente a Miami, è un master di 2 anni in psicoterapeuta, quindi rimane sempre negli studi che l'hanno condotta fino adesso, gli studi di psicologia,
è veramente un atleta di livello, una ragazza veramente dalle grandi capacità e tecniche e atletiche, ma soprattutto anche capacità intellettuali, riesce veramente a conciliare studio a sport di alto livello, un'esperienza bellissima. Gli auguriamo le migliori fortune professionali, insomma, quando dei talenti italiani vanno a studiare all'estero, come poi è stata la scorsa settimana, vi abbiamo raccontato anche di Federica Frasca, ecco, andrà a studiare nella stessa università la pratesi della Frasca, e quindi insomma facciamo il tifo per le nostre ragazze italiane. Nel frattempo si riprende a giocare con un colpo di nocche su lungo linea, va a segno la Leonardi, 12-10. Tornano avanti di 2. Eccola qua, la Leonardi. Crocia bene la Iaco, così tacca verso il centro dove c'è la Leonardi. Difesa e contrattacco, tutto molto bello. La firma è appunto di Silvia Leonardi, che è diventata zia proprio ieri, la sorella Giulia ha dato un bellissimo bimbo alla luce di nome Leonardo, quindi auguriamo veramente, facciamo gli auguri alla mamma Giulia Leonardi, alla zia Silvia, in questo momento in campo, grande emozione, queste due grandissime atlete, ricordiamo insomma Giulia Dora, una 1 per tanti anni come libero anche della nazionale. Se ne va nel frattempo il servizio della Iaco, 14-11. Balducci al servizio, a cercare ancora la Iaco, senza muro sull'uscita della Balducci, firma il punto numero 12-14. Va la Iaco, cercare la Balducci, non delle migliori le alzate, ma riesce comunque a mandare dall'altra parte. Vale la Iaco con il dink, preciso e puntuale, a corso delle distanze, 13-14, Alice Iaco, classe 99, romana della BVA, lei che studia scienze alimentari. Vuole diventare una nutrizionista, ovviamente specializzata nel mondo dello sport. La Leonardi va a segno, 15-13, si allena in zona sud della capitale. Cambio campo, 15-13. Torna al servizio nelle mani di Silvia Leonardi. 15 che batte, 13 che riceve nel corso di questo secondo set della finale femminile, a seguire la finale maschile. Come può la Pratesi e poi la Iaco la manda dall'altra parte. Ricostruzione per l'atleta con una canotta bianca. Va la Leonardi. Sul diagonale c'è un murone. Un murone da parte di Alice Pratesi. Mantiene vive le speranze della propria coppia, 14-15. Ricordiamo quinto posto per Nicole Bertozzi e Jennifer Luca, che sono andate a segno in due occasioni nei primi due appuntamenti di Viareggio e di Roseto degli Abruzzi. Quinto posto a Maccarese, quinto anche qui a Pinarella. 16-14, mentre quinto posto per le campionesse d'Italia, Jessica Leghetti e Giulia Toti, quinto posto anche a Viareggio per loro. Balducci al servizio, non va la sua battuta, 15-16. La palla è in campo, ci arriva l'Eis. Ritorno in parità. Parità, 16-16. Al servizio sempre sulla Balducci. Di seconda la Leonardi, ma ci arriva la Iaco che prontamente si rialza. Piazza uno shot sulla Balducci. Corre la Leonardi e poi la Balducci manda di là. Ricostruzione per le aromane.
La Iago palleggia, ma palla spinta sul diagonale, stringe troppo il colpo, arriva al 17° punto per la coppia con la canotta bianca. Caremito, l'arena della Vipec Banca e BBC Italia Tour di questa finale femminile. Gente, tra uno spritz e anche un aperitivo, a correre per vedere le gesta di queste campionesse. C'è la Balducci che passa al contrattacco, la palla è out, la palla è out, 18-16, attenzione, attenzione, un punto e si cambia campo, vediamo, vento ce n'è, non è fastidioso, non incide più di tanto anche sulle soluzioni tattiche. Non va la scelta al servizio 17-18, cambio campo, si rimane sul filo dell'equilibrio, un punto a dividere le formazioni al cambio campo. Leonardi con la Balducci, gira dietro, picchia forte la Leonardi, la palla è out. Sì. Nuova parità. Di nuovo in parità, 18-18. La Balducci, il servizio, poi va all'attacco, è in campo, 19-18. Si entra nella rascia finale, nella zona calda di questo set, ma anche del match, 19-18. Balducci al servizio, col net, la Iago fa buona guardia, senza muro, l'uscita della Balducci e con le mani alte va in difesa, ma non chiude, allora la Pratesi, una palla dal centro, gran botta! E poi sulla figura della Balducci, come può, la manda dall'altra parte, azione bellissima. E Iago, su lungolinea, ci arriva la Leonardi che capisce tutto prima. E poi da, diciamo, un posto uno, chiamiamolo così, in dore. Ancora una volta uno scambio infinito, con difese da una parte e dall'altra. Ancora un'opportunità per la Leonardi che affonda il colpo senza paura. Adesso lì dice, vediamo come la palla è out. È stato dato di tanta ragione. Dice la palla in campo, la Iago dice fuori, in campo fuori, guarda che fuori, vieni a vedere, dice la palla ha toccato. Qualcuno ha svegliato il direttore di gara. Va a vedere l'arbitro, il segno, dice questo è discussione, anche perché è una palla fondamentale, può dare il match point o può dare il 19 pari. Una palla che cambia tantissimo l'economia del set, ma anche della partita. No, allora, dice dai, la Iago. Vediamo la Iago che segue il direttore di gara. È 20-18. Quindi arriva il match point, anzi ne arrivano due. La Iago ancora parla con il direttore di gara. Che dice che fuori alzi la mano, lascia finale, allora poi lo spiega, coinvolge anche il pubblico, dice per alzare di mano. Ora vediamo il lato Piper Panca, il doppiabile, facciamo che contesa, facciamo contesa mano. Se la ride la Leonardi, ok, c'è rimasta. Allora, vediamo che succede, dovrebbe essere allora 19-18 la palla contesa. Arriva anche il secondo arbitro, attenzione. Il primo arbitro dice per me è dentro. Per me è dentro, ha detto il primo arbitro col supervisor. Se l'ho vista, per me è dentro. Palla contesa, si ripete lo scambio sul 19-18. Ripetere il punto. Un applauso ai direttori di gara. Si ripete il punto, una palla molto dubbia, soprattutto una palla che cambia tanto nell'economia della partita. Si torna sul 19-18, Balducci. 19-18. Allora Iago, Balducci tiene come può, poi manda dall'altra parte in bagger, ricostruzione,
Pratesi va in attacco sulla diagonale, la difesa poi in qualche maniera fa un colpo miracoloso nel tentativo di recupero difensivo, la Balducci si continua a giocare, la palla è out, la palla è out della Pratesi, arrivano due palle match, due palle che valgono il torneo di Pinarella a Cervia nelle mani di Sofia Balducci che va al servizio. Match point 2, Sofia Balducci, la prendi tu, la prendo io, Sofia Balducci chiude lei, 21-18, si conclude qua, 2-0, vincono questa tappa di Pinarella, Sofia Balducci e Silvia Leonardi al primo successo stagionale, al secondo appuntamento, al Vive Banca BBC Italia Tour, l'abbraccio con il coach Marco Negri, e tra poco la finale maschile. Tra 5 minuti scendono in campo i bombardieri Italia-Slovenia. Signori, prendete posto sulla tribuna, ci sono le piperine con i gadget. È tutto offerto da Piper Bacca. Ok, creiamola. La situazione giusta, quella da finale. Ora voglio qui tutto il pubblico di Pinarella. Non vi preoccupate, vi guido io. Questo pezzo è firmato Fabio Casali. Ok, voglio le mani al cielo della tribuna di Pinarella, grazie, tutti quanti. Tu
tutti quanti con le mani al cielo, grazie, siamo in moto visione. Siete pronti? Siete caldi? Si può fare musica. Vi meritate quel posto? Ma senza la tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Ci sei o no? Da un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Alziamo le mani! Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile. Ma non per l'amore. Ok, abbiamo creato l'atmosfera giusta. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forte. Thank you.
Preghiamo di non appendersi agli striscioni, grazie. Rettangolo di sabbia, due pali, una rete. Signori, vi presento lo sport più bello del mondo. Erano 64 gladiatori e sono rimasti 4, ma solo 2 conquisteranno il gradino più alto del podio. La location, benvenuti in quelli di Pinarella. La cornice, fatevi un applauso perché siete voi. Presentazione dei protagonisti in gara. From Slovenia, ha vinto una tappa del World Tour di Montpellier. Signori, vi presento Mr. Jan Pokersnik. Al suo fianco, l'alleato di sempre, suo fratello Daniel Pokersnik. Dall'altra parte della rete non si scherza, indossano la canotta dorata, hanno la leadership dell'IPVC, vengono da Roma, si allenano all'interno del Colosseo. Signori, ho l'onore di presentarvi The Rock, Master Tommaso Casellato. Al suo fianco, l'ottavo re di Roma, sua maestà in persona, Andrea Lupa. Signori, allacciatevi le cinture, godetevi lo spettacolo, è tutto offerto dalla Piper Banca. Thank you.
Cappellato di seconda posizione, 1-0. Ian Pocasnica. Lupo. Passa lungo linea 2-1 su Wanda. Servizio alto in casa al lato, 2 pari. Signore, vi presento Andrea Lupo. Daniela, poca fecca, la picca a lunga linea, 3 pari. Tacco di Tommaso Casellato, va a segno. Andiamo ad aggiornare anche il punteggio per quanto riguarda 4-3. Per gli sloveni su Casellato, lo shot line con Casellato, Lupo in alzata, palla passata dall'altra parte con le nocche, c'è stata l'invasione, ha detto Casellato, dice guarda mi sei salito sul piede, siamo 4-3 corso di questo primo set della finale maschile, da una parte i fratelli Pocasnik da Lubiana, dall'altro Andrea Lupo e Tommaso Casellato con la canotta oro. Modifichiamo anche il colore della canotta, perché i sloveni hanno la canotta bianca, mentre canotta oro per Lupo Casellato. Okay, sloveni avanti 4-3, vediamo che succede. 4 pari, allora è avvisata l'invasione. 4 pari, ci siete, questo è importante. 4 pari, Lupo. Lupo al servizio, la palla non passa. Pocasnik 5-4 su Lupo e Casellato. Lupo Casellato che hanno vinto praticamente la tappa di Viareggio, una sorta di rivincita questa, anche se Jan Pocasnik giocava con l'altro giovane Grunwald. Il crossover da parte di Tommy Casellato, punto della parità 5-5. Qui abbiamo invece Jan Daniel Pocasnik, uno di 32 e l'altro di 37 anni. Vengono da Lubiana e giocano praticamente quasi in tutta Europa, provengono da una tappa in Portogallo e poi via in Italia, sono al secondo appuntamento di questa edizione del Libri per Banca, va sopra con le nocche, tornano avanti i due sloveni, 6-5 Italia-Slovenia in questa finale a Cervia, la rievocazione del match del primo appuntamento in Toscana. Sempre su Casellato, attacca dal centro con le mani alte, il dink vincente di Tommaso Casellato, parità 6 pari, gli atleti che vengono da Roma dell'High Beach.
Ricca, Roma Nord, presieduta da Dionisio Le Quaglie, da Papà Lupo. Va Andrea al servizio, Lupo ovviamente. Poi c'è un cambio perché va Tommy, Tommaso Casellato, protagonista di tanti servizi. Poi c'è qualcosa che non va, abbiamo sei pari, discussioni. Casellato, Sadain a palleggio, picchia forte la difesa di Lupo, secondo tentativo, gli sloveni vanno a segno, tornano avanti, 7-6. Poche sneak su Casellato, c'è davanti, poi incrocia, palla alta, picchia forte sul diagonale, c'è la difesa, ma l'intervento del fratello nell'uscita a muro non è efficace. Punto numero 7, si va al cambio campo, 7-7 nel corso di questo primo set della finale maschile. Si popola sempre di più l'Arena Beach di Pinarella, al Bagno Delfino di Cervia. Andrea Lupo al servizio, Angia Flot, e da dal muro passa lì Daniel Pogresnik, 8-7. Stesso Daniel che va al servizio. Vizio, spin su Casellato, buona recezione, chiama una palla aperta con le nocche e poi non tiene, incredibilmente in difesa. Aveva capito tutto, rimasta praticamente in mano la palla, 8-8. Lupo Casellato che hanno vinto la tappa di Viareggio, poi terzo posto allo Seto degli Abruzzi. Jan Pogresnik stringe il colpo sul diagonale, imprendibile per la difesa avversaria, va a quota 9-8, dicevamo. Lupo Casellato hanno vinto a Viareggio, terzo posto allo Seto, e poi hanno rivinto praticamente a Maccarese, quindi due primi posti, un terzo posto, e guidano la classifica. Gran botta tenuta da Casellato, poi se la ritrova lì una fiondata, che difesa del più grande dei Pogresnik, e poi vanno a segno i due ragazzi di Lubiana. Piccolo break, 10-8. Grandissimo scambio. Seconda finale persa invece per quanto riguarda Iaco e Pratesi, che a Maccarese hanno avuto 9 palle match e non le hanno sapute concretizzare, perdendo dopo 1:30 contro Frasca Gradini. Lupo va a segno, firma il nono punto, 9-10, stavolta si fa una rese 2-0 a Balducci Leonardi. Si è fatta anche il regalo della zia Silvia Leonardi, dedicato a Pippo Leonardo la vittoria. Allora siamo sul 9-10, Lupo al servizio, palla corta, cercare Jan, poi Daniel, ancora Jan sul diagonale, distinto Lupo, e poi Casellato non la riesce a tirare su. 11-9, un punto al timeout tecnico. Situazione di break massimo di 2 punti. Lupo sta contrattacco, ritardo il muro di Daniel, palla in campo, 10-11, timeout tecnico. Voglio le mani a terra. Siamo di Lupo Casellato, Lupo protagonista al campionato italiano per tanti anni, vincitore anche della Coppa Italia assieme a Vanni, Francesco Vanni di Pescara. Pescara che è una delle tappe, esattamente sarà la 7ª tappa di questo Biberbank e BBC Italia Tour. Gli organizzatori hanno deciso di aggiungere un appuntamento in più, da 8 diventano 9. 6-7 di agosto si va a Pesaro, 20 e 21 si va sotto il grattacielo iconico di Cesenatico,
E poi abbiamo detto il 7 e 28 di agosto a Pescara, stabilimento La Parola, in casa di Sir Deco, che è il promoter locale, mentre qui a Cervia Active Beach sta facendo un grandissimo lavoro a Bologna, anche tutto il territorio. Time, se torna in campo, accogliamo gli atleti con un applauso, grazie! Il pubblico c'è, il pubblico delle grandi occasioni! Riprende dal punteggio di 10-11 al servizio 10-11 Tommaso Casellato al servizio. Cercare Daniel, picchia forte con ritardo a muro di lupo. Daniel Pokersnick 12-10. Pokersnick 12-10. Primo set, Daniel al servizio, sempre su Casellato, shot line preso, toccato al muro, allora deve mandare dall'altra parte, ricostruzione per i due romani, va Casellato con le nocche, è un dink, non ci arriva Daniel, e allora 11-12. Allora va Daniel, mani e out su Tommaso Casellato, va Pokersnick a segno, 13-11. Siamo sul 13-11, Jan Pokersnick in battuta. 13-11, Pokersnick al servizio. Posizione di Casellato, picchia forte su lungolinea. Casellato, 12-13. 12-13. Casellato al servizio. Picchia forte, palla è out. Rotazione, Daniel Pokersnick si torna in parità. La parità, 13-13. Picchia forte, palla è in campo. 14-13. 14-13. Palla cade, Valeis. E allora 15-13,
Va, cambio campo. Torna avanti di due, i due sloveni. Lupo. Numero 14 di Andrea Lupo va a segno. 14-15 va Lupo al servizio. Segno sul diagonale, grande portata da parte di Daniel Fogesnik. 16-14. Casellato, Lupo, tacco di Casellato, shot line precisissimo, 15-16. Con a meno uno, sicuramente in scia, Lupo e Casellato. Va a segno ancora Daniel Pogesnik, un side out molto molto regolare. Casellato, la sua ricezione così così, Lupo di seconda fa una magia, Lupo 16-17. Daniel per Jan sul diagonale, gira di seconda, fissa il punteggio sul 18-16. Va Jan al servizio, Casellato. Tommy gira dall'altra parte, il colpo sul diagonale dove non c'è nessuno. E allora grande equilibrio, 17-18, cambio campo, sotto di uno i due italiani, ma sono assolutamente in carreggiata. Va Casellato al servizio. Daniel Pogesnik rambotta la chiude della 19-17. Passa Daniel Pogesnik. Va Daniel al servizio, 19-17, lascia finale del primo set, si vede il traguardo della prima frazione. Lupo col suo shot, Jan mette il murone, piazza il punto numero 20, set point per i due sloveni. Lupo, chiamato ancora lui, va a segno Lupo, 18-20, annullato il primo set point. 18-20. Lupo va su Daniel Pogesnik, fa la giocata molto veloce ultimamente. 21-18, primo set nelle mani dei due sloveni. 21-18, 1-0. Okay, signori, siamo in mondo di visione, ci richiedono la ola. Organizziamoci e facciamola bene. Allora, facciamo così, partiamo dalla console lato mare. Ok, e arriviamo sulla tribuna e continuiamo. 1, 2, 3, via! Sì, sì, è partita, sì, continuate. Tribuna, grazie! Continuate! Ok, ok.
Ancora. Ora più veloce, si aumenta. Ancora un altro giro. Finale la 7. Che dite, ci vogliamo godere questo secondo set? Fatemi sentire un grosso applauso che arrichiamo gli atleti in campo. Secondo in campo, secondo set. Si va al secondo set. Lupo al servizio. Seconda intenzione, inizia così 1-0 Pokesnik. Va con l'ace 2-0. Il crossover 1-2. Ma con il crossover firma il primo punto 1-2. Daniel, ancora lui a segno 3-1. Servizio out 2-3. Servizio che termina out, secondo punto per la coppia italiana 2-3. Lupo, ancora lui. Della Lupo che riporta tutto in parità 3-3 nel corso di questo secondo set. Lupo ancora, secondo ace consecutivo, va sul 4-3, si cambia campo con i due romani che vanno avanti. Questa volta non va la sua battuta, allora 4. Lupo mette fallo e dice il primo, ora tornano avanti due sloveni, 5-4. Te lo chiamo io, non ti preoccupare. 5-4 Slovenia. Hey.
invece ho da casellato. Sei quattro. Siamo sul 6-4. Casellato sul lungolinea, la difesa di Jan in uscita, piazza una portata sul lungolinea, allungano la falcata, 7-4, momento importante della partita e del set. Time out, Lupo Casellato, 7-4, sentono che il momento è topico, allora chiamano l'interruzione. Giusto, omaggiare anche i nostri amici sloveni. Dai mani a tempo. Ritorna in campo 7-4 Daniel Pokesnik. Torna in campo Daniel Pokesnik sul Lupo, cambia obiettivo in ricezione, difesa e contrattacco dello stesso, la palla non passa, allora dall'8-4 si passa al 5-7. Lupo Casellato con la palla in mano sul 5-7 nel corso di questo secondo set, va Tommy Casellato al servizio. Daniel Pokesnik, palla stata molto corta, ci arriva Lupo, possibilità di contrattacco, vedete con una palla aperta, la difesa di Jan sul lungolinea, piazza il colpo vincente, colpo numero 8, 8-5 di questi due atleti. Daniel, 37enne, abbiamo detto, 8 volte campione nazionale, miglior posto a livello invece internazionale, una medaglia al circuito World Tour, una stella in Belgio, un podio, un terzo posto. Siamo allora sul 8-6, si cambia campo, punto conquistato dai due romani. Sempre su Daniel, questa palla molto giocata, molto spinta in banda, punto numero 9-6. Va Daniel al servizio, palla corta. Lupo sul diagonale, prova da una smanacciata Jan. Non ci arriva, arriva al punto numero 7, 7-9, Casellato al servizio. Va sopra le mani del muro di Casellato, Jan Pokesnik, 10-7. Pubblico che continua a aumentare, non vuole andare a casa, vuole godersi questo spettacolo incredibile del Piperbank e BBC Italia Tour, questa quarta tappa, ce ne saranno altre 5.
Pesaro, Cesenatico, Pescara, Modena, Otranto e poi Gran Galà, l'1 e 2 di ottobre, Cizia e Calabria, crossover di Tommaso Casellato, 8-10. Pallupo, picchia forte sul diagonale. Ci arriva Casellato, si continua a giocare. Daniel offre la palla spinta e banda per Jan. Ci arriva il muro di Casellato. E poi arriva l'11° punto per due sloveni che giocano veramente un grande beach volley spinto. Prendono una palla molto alta, grande fisicità. E di adesso questa è un po' anche la rivincita di ieri, che ha visto i due sloveni conquistare la vittoria per 2-1. Casellato sul diagonale va a segno, 11-9, dopo aver perso ieri il primo set, Lupo e Casellato hanno vinto il secondo e poi il terzo, sono dovuti attendere. Qui la situazione è 21-18 nel primo, 11-9, sempre di marca slovena. Botta in extra rotazione da parte di Daniel, 12-9, andiamo al timeout tecnico con 3 punti avanti per i due sloveni. Prossima tappa, abbiamo detto 6 e 7 di agosto al Mattabel, ovvero nel circolo Maracanà di Pesaro, dove già lo scorso anno ha approdato l'Italia Tour. Sono 9 tappe più praticamente il Gran Galà, 10 appuntamenti per 6 regioni d'Italia: Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Calabria, Abruzzo. Oltre 1200 partite, oltre 1000 giocatori, un grandissimo spettacolo targato per il 7° anno consecutivo Viva e Banca, che ringraziamo insieme a tutti. Pallupo al servizio, la battuta che non passa, 13-10. Lupo, ricezione come può, poi la manda dall'altra parte, un grande attacco, ma c'è solo la potenza, non la precisione, la palla va via, 14-10, altro break per i due sloveni che allungano la falcata. Jan, cercare Lupo che è un po' in difficoltà in questo momento, cambia mano, il muro di Jan, poi di seconda Lupo va a segno, 11-14. Tengono viva la partita, stringe i denti Lupo che ha qualche problema fisico e al polpaccio destro e alla coscia sinistra. Cercate Daniel, poche sneak su lungolinea, Lupo c'è in difesa senza muro, palla staccata, cerca un angolo impossibile, Casellato chiede scusa, 15-11, palla era decisamente staccata, poteva fare sicuramente meglio. E arriva così il 15° punto, 15-11. Lupo, qualche problemino di cessione, come può, ma cerca e trova il money out di esperienza e mestiere, 12-15. Va Lupo su Jan, picchia forte, c'ha le mani del muro di Casellato, ci arriva Lupo, cosa ha fatto, e poi Casellato non chiude, si continua a giocare con Jan, suo shot, Lupo non può arrivare ovunque, grandissima giocata, grande intensità, 16-12 cambio,
cambio campo, più 4, Daniel, al servizio. Su Casellato, stanno alternando adesso la battuta. Casellato cerca di eludere l'intervento del muro. Al secondo tentativo va sul diagonale a segno 13-16. Casellato al servizio, palla è out sotto la nostra postazione, palla è out, ma abbondantemente out. 17-13, ancora un punto, due sloveni. Casellato col Dink, va a segno, fissa il punto numero 14. Pogesnik tacca su lungolinea, trova campo e allora punto numero 15, attenzione, time out adesso per i due sloveni. Torna in campo, accogliamo gli atleti con un applauso e ricordatevi che gli atleti si alimentano con le vostre mani, fatemi sentire. Donna in campo, lascia finale, siamo 17-15 al corso di questo secondo set. Si riprende la potenza di 15-17. 15-17. Nette, poi la palla continua a giocare con Daniel Pogesnik, cerca e trova il money out, punto numero 18. Lupo, la sua ricezione. Passa al contrattacco, prende una murata incredibile da Jan Pogesnik, 19-15, allungano la falcata, sono a meno 2 dalla vittoria del torneo, due fratelli sloveni. Hanno giocato una grandissima finale. Lupo prende un'altra stampata, 20-15, 5 match point, si cambia campo.
Arriva Aleis direttamente per Daniel Pogesnik, punto numero 21, 21-18, 21-15, Jan e Daniel Pogesnik da Lupiana vincono questa quarta tappa della Biberbank IBVC Italia Tour a Pinarella, Cervia. Onore a Andrea Lupo e Tommaso Casellato che dopo due primi posti, un terzo posto, perdono la loro prima finale in stagione. Ma si rifaranno. Grazie a voi tutti che ci avete seguito in questo lungo pomeriggio. Ci scusiamo l'inconveniente tecnico per quanto riguarda il primo set della finale femminile, ma siamo sempre qui a raccontarvi tutte le gesta di questi campioni e al prossimo appuntamento con i tornei appunto del Biberbank e BBC Italia Tour. Grazie, buona serata e buon beach volley a tutti. Thank you.
Abbiamo ritrovato una pochette del Zucca, marca. Abbiamo ritrovato sotto le docce e l'abbiamo data al Bagno Delfino. Il proprietario può andare a ritirare là. Ce l'abbiamo fatto, se no non torna a Roma. Tra mezz'ora sono perso.